Bene ragazzi, bentornati nuovamente su Fit for Nerd. Come vi avevo anticipato e promesso, facciamo un piccolo video in cui vi do qualche spunto per cercare di ottimizzare al meglio gli allenamenti in casa, che sia con gli elastici o piccoli attrezzi, quindi con dei manubri magari. È ovvio che se avete deciso di fare l'acquisto, comprarvi dei pesi grandi, il bilanciere, i pesi, la rack, proseguite la vostra programmazione. Invece se avete deciso di fare dei piccoli acquisti, magari pensati, perché comunque sia appunto il 24 novembre dovrebbe tornare tutta la normalità, vi lascio questi spunti. Vi lascio sempre dopo il chat, perché la sigla continua a non averla. Io questa cosa lo dirò sempre, sempre. Allora, iniziamo dal consiglio numero 1. Allenatevi in full body. Se non avete grossi pesi, è inutile dividere giorno gambe, giorno petto, giorno dorso, soprattutto se magari vi allenate 3 volte a settimana, che do uno stimolo a un muscolo una volta a settimana con carico basso, capite bene che quanto volume devo fare in modo che quello che faccio sia allenante, troppo. Quindi tanto vale creare un buon volume, però ripeterlo più volte a settimana, volume inteso come la quantità di lavoro che fate, set per rep, le serie per le ripetizioni, e ripeterlo per 3-4 settimane, quelle che saranno, ok? È inutile fare un po' di allenamento il lunedì, faccio un po' di gambe, poi recupero, faccio un po' di petto, poi recupero, ok? Da lunedì a lunedì le gambe non è che si sono riposate di più, vanno in pensione. Seconda cosa, i carichi non saranno altissimi, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo puntare su delle strategie alternative per fare in modo che il nostro muscolo comunque si stanchi. E come possiamo fare? Allora, partiamo da questo presupposto. Noi sappiamo per la legge di Henneman che c'è il massimo reclutamento muscolare quando utilizzo un carico che va dall'80% del mio massimale in su. Che significa che se io ho un massimale di 100 kg, quando inizio ad utilizzare 80 kg, allora recluto tutte le fibre muscolari. Avrei voluto fare in vita a parte, ma tant'è. Quindi che significa? Che se non uso l'80% non le alleno tutte? No, è diverso. In questo caso, se sto sotto l'80% circa, quello che dovrò fare sarà creare un effort maggiore, ovvero cercare di arrivare sempre di più vicino al cedimento. Cedimento non solo tecnico, cedimento muscolare però questa volta. Perché? Perché io devo creare uno stress alto. Se ho un carico basso lo faccio arrivando sempre più a fatica, affaticato alla fine. E non è oddio sento bruciare oppure sono stanco, no, è quando proprio non vi muovete più, ok? Però anche questa cosa ha un limite. Qual è? È stato visto che con carichi sotto al 30-40% posso fare quante ripetizioni voglio, lo stress non basta per portarmi poi comunque ad utilizzare tutte le fibre muscolari. Quindi dovrei comunque utilizzare un carico adeguato, utilizzare delle strategie per non dover fare mille ripetizioni, ok? Perché se possiamo puntare su i tempi sotto tensione lunghi, quindi dei tut lunghi, discese lente, risalite lente, video. Vi rimando ai video sul tut, bravo, ci avevo pensato, però poi non l'ho fatto, vedi io le cose le so, ma non mi applico. Puntare sulle statiche, quindi isometrie lunghe, oppure statiche preaffaticanti, o qualsiasi altra cosa che mi preaffatichi. Magari un po' più sul petto, so che devo fare delle spinte con i manubri non sono molto carichi, vado giù di piegamenti, sono già bello stanco, bello pompato, ho parecchio sangue già nel petto, e sicuramente anche quei 10, 15, non lo so, 20 kg sembreranno allenanti, comunque mi porteranno a cedimento prima rispetto a dover fare mille di nuovo ripetizioni. Le statiche posso fare dei piegamenti e rimanere in isometria per tanto tempo, oppure con i manubri per tanto tempo in tensione, o in squat per tanto tempo con un peso, questo mi preaffatica e poi ci posso lavorare sopra. Anche in questo caso ci sarà un accumulo di metaboliti molto veloce e questa cosa mi porterà, subentra un pochino il discorso dell'acido lattico, un pochino che va un po' a inficiare le nostre capacità, perché brucia, ci dà sensazione di bruciore e ci fa fermare di prima rispetto al nostro reale cedimento. Quindi magari alcune strategie dobbiamo essere bravi noi a capire se inserirle prima o magari dopo come finisher. So che poi non devo fare nient'altro, ci butto dentro una statica a morte e finisce lì la storia. Lo so che sono un po' cose dette così di corsa, però testatele e poi mi fate sapere come vi sono sembrate più sensate. Punto 3 potrebbe essere ovviamente punta sul volume. Ok, che ho detto che non dobbiamo fare troppo volume solo il lunedì e poi rifarlo il martedì. Dobbiamo farne tanto il lunedì, dobbiamo farne tanto il mercoledì, dobbiamo farne tanto il venerdì, proprio perché abbiamo poco carico, magari utilizzando le strategie menzionate prima. Circuito o esercizi singoli? Allora, in questo caso come ci possiamo muovere? Esercizi singoli dipende, c'ho dei buoni carichi,
allora magari mi posso concentrare sul fare bene quell'esercizio. Ovviamente ragazzi il circuito ha un tipo di dispendio perché è molto più metabolico, perché faccio una cosa, faccio un'altra, poi un'altra, poi recupero e così via. L'esercizio singolo è più incentrato sulla tensione muscolare, sulla tensione meccanica, lo stimolo principale, ok? Gli altri sono delle conseguenze rispetto a quello, comunque sono secondari. La cosa più importante è la tensione meccanica. Per generare tensione meccanica io devo avere dei carichi. Se non ho dei carichi è inutile che faccio 3x10 di piegamenti, 3x10 di squat. Mi rompo il c***o. Tanto vale fare un lavoro a circuito, o magari se voglio fare degli esercizi singoli devo comunque cercare appunto di creare un buon effort, mi ci voglio concentrare, perfetto, a me va benissimo, ho la sbarra per le trazioni, ben venga, mi concentro sulle trazioni, però dovete inventarvi qualcosa per renderlo faticante, faticoso. Se vi annoiate, se il lavoro statico così vi annoiate, o comunque quelle sono le cose che potete fare perché non ci avete nient'altro, un circuito ogni tanto non fa male a nessuno, anzi vi aiuta anche un po' a livello metabolico, ok? Da una bella botta, un bel boost metabolico, che se siete leggermente in sovrappeso, soprattutto ora che probabilmente vi muovete di meno, potrebbe aiutarvi insomma a mantenere la linea, passatemi il concetto. Quindi quale dei due? Non c'è un meglio o un peggio, cioè dipende di cosa volete ottenere. Io ad oggi, non sapendo quello che fate, vi consiglio di magari alternarli. Ultimo punto, dico 4 ma non mi ricordo più neanche se siano 4 o meno. Ultimo punto è ovviamente il controllo calorico, ovvero dobbiamo controllare adesso, visto che ci muoviamo di meno, se il nostro dispendio energetico è lo stesso di prima. Nel mio caso ovviamente no, io prima andavo in palestra, lavoravo in palestra e facevo uno stile di vita molto più movimentato. Adesso ovviamente, non andando a lavorare, domenico io non lavoro, mi muovo molto di meno. Quindi ovviamente le mie entrate caloriche non possono essere le stesse di prima, perché le mie uscite, la mia uscita calorica non è la stessa. Questo per via del NEAT. Ho già parlato del NEAT in un articolo su Instagram, magari vi lascio il link sotto in descrizione. Che cos'è il NEAT? Ve lo ripeto velocemente. È l'attività fisica non sportiva, quindi quella non volontaria. Sostanzialmente il nostro stile di vita. Se noi facciamo un lavoro che ci fa stare molto in movimento, quindi lavoro su un cantiere, non lo so, oppure in magazzino, sto sempre in movimento, magari a fine giornata con un contapassi ho fatto una media di 12, 15, 20 mila passi, ok, tutti questi passi comunque sono calorie in uscita, sono calorie spese involontariamente. Non li faccio adesso tutti questi passi. Se vi ricordate, ogni tanto ho messo anche qualche storia su Instagram in cui ho fatto anche 30.000 passi. 30.000 passi sono tanti, è un buon dispendio calorico. Mentre adesso forse, ecco, oggi ne ho fatti 10.000 perché mi sono mosso un po' di più, i giorni precedenti ne ho fatti 5, 6, 7.000, magari porto fuori il cane per cercare di farne qualcuno in più, però il dispendio calorico non è lo stesso di prima. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire un attimo se adesso ci muoviamo di più o di meno. Non so, se volete fare un'altra spesa e non lo avete, vi comprate un contapassi, pure se è starato, sti cazzi, nel senso, pure se vi dà che a fine giornata avete fatto 10.000 passi, faccio un esempio, e voi magari sapete che non li avete fatti perché siete stati sul divano, però se il giorno dopo ne faccio 10.001, sicuramente quel passo in più l'ho fatto, ok? Quindi potete puntare su questa cosa, cercare di aumentare un po' il NEAT se non volete assopirvi troppo, insomma, se non vogliamo abbassare troppo le calorie, visto che comunque appunto ci muoviamo di meno, l'allenamento è anche diverso. Se non vogliamo tagliare troppo le calorie o non sappiamo come fare, possiamo semplicemente provare a muoverci un po' di più per tenere attivo il metabolismo, insomma per tenere alto un po' il dispendio calorico, e approfittiamone. È vero che fuori non c'è niente, dopo le 6 è tutto chiuso, però magari una passeggiata col cane o un giro con gli amici, per fare un giro, per passeggiare, per magari supportare anche i negozi che sono costretti a chiudere alle 18, quindi non vi dico quando andate a spendere tutti i soldi della vostra paghetta che vi ha dato nonna nel video di Natale, perché è finita da un pezzo, però magari, ecco, uscire un po', visto che ancora si può, ve lo consiglio, ok? Poi dalle 18 tutti in casa a vedere gli allenamenti su Twitch insieme a me e a Domenico se si vuole allenare, oppure la sera qualche gameplay sempre insieme a me o insieme a Domenico. Dopo le 18 state con noi, prima delle 18 fate quello che vi pare. Va bene? Detto questo, penso che abbiamo detto tutto anche questa volta. Lasciate sempre un pollicioso like, non un dislike, perché i dislike sono cose brutte. Appunto, è peggio di me che non lavoro il dislike, quindi lasciate un bellacchino. Peggio dell'attesa del DPCM.
E se fosse l'attesa del DPCM, il DPCM stesso? Se vi è piaciuto il video, lasciateci un like. Se volete qualche altro consiglio, se avete un caso specifico, non lo so, quello che vi pare, commentate qui sotto. Anche se volete solo dirvi quanto è bravo Domenico, non lo so. Seguiteci sui vari. Seguiteci sui vari. Cosi online, mondi social. Online, social, Instagram, il mio di Domenico, Carlo Cerchia e Domenico Voto, su il suo canale YouTube che ve lo lascio sempre linkato in descrizione. Entrate nel canale Telegram se, male che non mi ricordo, se volete magari chiacchierare un po', tanto parliamo molto di cose nerd in questo periodo, quindi potete entrare e farvi una chiacchierata tranquillamente con noi, oppure se volete scambiare proprio qualche consiglio, volete lasciare qualche consiglio su come affrontare questo periodo, ci vediamo lì. Ci vediamo anche su Twitch, veramente lascerò il palinsesto su degli allenamenti che farò in live su Twitch, non so se qui sotto, comunque su Instagram, quindi rimanete sintonizzati anche su Instagram. Altro? Niente, pace.